Buonasera a tutti, benvenuti nel canale Twitch di Atleta, dalla redazione di Atleta News. Ne approfitto subito quindi per salutare chi da dietro gli schermi conduce la regia, Mattia Mingione alla regia che oggi è al mio fianco addirittura, quindi lo vediamo, lo vedo. E dall'altra parte invece in redazione Andrea Buzzao e Nicolò Masini a far girare tutto correttamente. Dall'altra parte della sala Martina Procaccini, che questa sera non mi affiancherà a me, io sono in veste introduttiva oggi. Sì, ti affianca. Ciao, buonasera a tutti, ti affianca Mattia, perché come detto sta a fianco, quindi più che lo vedi lo tocchi proprio. Esatto, posso toccarlo? No, va bene, siamo anche in attesa di Federico Marconi, che come al solito per l'Atletalk prenderà le vesti di conduttore. Io sono qui solo per salutarvi, ringraziarvi e salutare il nostro ospite, anche Marco Calabresi, che ci tenevo a introdurre, che si trova niente proprio di meno che nella sala stampa dell'Olimpico, perché ovviamente noi lo disturbiamo in continuazione mentre lui sta lavorando alacremente per gli europei, tra l'altro. Per gli europei, ragazzi, per gli europei. Ciao Martina. Ciao, sì, Marco. Anche il l'accetto d'ordinanza. Ciao a tutti. Ah, giustamente, senza il quale non potresti muoverti. Bravo, esattamente. Esatto, proprio quello. Senti, ma prima di introdurci nel tema caldo della serata, della settimana e poi di quello che sarà il weekend, ci vuoi raccontare al volo quello che effettivamente stai facendo per questi europei, visto che siamo ormai quasi alla vigilia? Beh, domani saranno 2 settimane, oggi sono 15 giorni esatti dall'inizio delle partite. Lo stadio sta pian piano cambiando veste, cambiando colori, perché è chiaro che la UEFA, volendo uniformare tutti gli 11 stadi che ospiteranno l'Europeo, ha lo stesso tipo di allestimento e quindi si stanno colorando tutte, anche l'esterno, l'interno, il parterre. La pista di atletica sarà coperta da un tappeto blu, quindi ci sarà un Olimpico che secondo me avrà veramente poco di quello che abbiamo lasciato 10-12 giorni fa. E poi le attività di routine, televisioni internazionali che chiedono di poter effettuare servizi, cercare un po' di capire anche quelle che saranno le attività del villaggio a Piazza del Popolo. Stiamo in attesa dalle autorità di capire quelle che saranno le modalità di accesso allo stadio, quindi che tipo di documentazione legata alla prevenzione del Covid servirà per accedere allo stadio Olimpico. Quindi è tutto un work in progress. Come siamo messi a vendita di biglietti? Perché io sapevo che quei pochi che c'erano... Cioè, no, vendita. Allora, la vendita è finita da mesi. Stiamo rispondendo, io personalmente sto rispondendo anche sulle nostre pagine social agli utenti che chiedono se ci siano biglietti in vendita. La risposta è no, perché considerate che erano stati venduti circa 50.000 biglietti per le 3 gare dell'Italia, quindi quella dell'11 contro la Turchia, del 16 contro la Svizzera e del 20 contro il Galles. Purtroppo, a causa di tutto quello che è successo all'Olimpico, potranno entrare 16.000 spettatori. C'era un'ultima finestra per restituire i tagliandi entro la fine di aprile, e siccome ovviamente più di 16.000 spettatori hanno confermato il loro tagliando, si è dovuto procedere a un sorteggio che la UEFA ha effettuato, e quindi in questi giorni sono stati comunicati sia l'esito negativo che l'esito positivo del sorteggio, per arrivare a questa capienza di 15.948 spettatori. Quindi non esiste possibilità di acquistare i biglietti, andavano acquistati prima ancora dello scoppio della pandemia. Esatto, ormai erano finiti completamente. Poi oltretutto, Martina, tu sei stata alla presentazione qui a Roma, giusto? Sì, alla conferenza, quando il trofeo ha fatto tutto il tour della capitale.
Ormai qui a Roma devo dire che si respira un clima... Sì, ormai caldo, ci siamo, ma l'ha accolta bene, devo dire, come evento è stato proprio ben accolto. Roma si è fatta trovare alla grande, anche se pensavo che i protocolli di accesso allo stadio fossero già ben chiari dopo l'incontro tra Gravina e Vaia, invece ancora no, diciamo, a livello proprio... Sì, si sta aspettando, io credo che sia una questione di, se non di ore, di qualche giorno, probabilmente entro la fine di questa settimana o l'inizio della prossima, anche perché ovviamente mancano 10 giorni, capire quali siano le modalità, perché per esempio gli internazionali di tennis ospitati a 2 passi da qua avevano richiesto soltanto un'autocertificazione con il rilascio di un QR code, mentre per la finale di Coppa Italia che si è giocata a Reggio Emilia c'è stato bisogno di caricare sull'applicazione un certificato vaccinale o un tampone effettuato, ora non ricordo se entro 48 o entro 72 ore, quindi comunque non c'è un criterio univoco per l'accesso agli impianti. Ognuno, in base poi al dialogo con le autorità, gestisce come meglio crede l'afflusso del pubblico. È chiaro che lì subentrano anche discorsi legali, discorsi di trattamento dei dati personali, quindi non è così semplice come sembra questo discorso qui. Chiaramente nei prossimi giorni, appena possibile, comunicheremo tutto, ma sarà comunque un ingresso allo stadio all'insegna della sicurezza e della totale prevenzione di qualsiasi forma di contagi, perché ovviamente nessuno di noi può permettersi che possano esserci problemi di questa natura, anche perché di fatto Roma sarà apripista, a parte questi eventi che ci sono stati con la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia, parliamo lì di 4.000 spettatori, qui parliamo di 16.000 spettatori, quindi cominciamo a ricreare un po' di normalità, e quindi farà dall'europeo in poi credo che si andrà velocemente verso un riempimento degli stadi anche per le partite classiche, diciamo, sì. Così sì. Anche poi per la fanzone bisognerà regolare, diciamo, quello che sarà l'accesso, insomma. Assolutamente sì, sarà tutto contingentato anche lì con gli eventi a 1.000 persone, quello è quello che recita il DPCM, quindi non si scappa. Anche lì si sta cercando di capire, e si capirà anche qui nelle prossime ore, come regolare gli accessi, quindi se con un'app, se con una prenotazione online sul portale dedicato proprio alle attività della città di Roma per l'europeo. Stiamo entrando nella fase calda, quindi da adesso in poi ogni momento è buono per conoscere i dettagli, ma penso, come mi sto rendendo conto, che in questo momento il popolo italiano, comunque i tifosi, non sono arrabbiati nell'aspettare, cioè si rendono conto che comunque, per quanto manchino 15 giorni, non tanti, si sta comunque vivendo un momento talmente particolare che, ok, dico bene, aspetto qualche altro giorno, tanto prima o poi le modalità me le comunicano, senza pressare, senza magari farmi vedere scocciato perché ma quanto ci mettono per decidere. Non sono decisioni semplici, cioè, se fosse facile direbbero ok, portate l'app, caricate il vaccino e stiamo a posto. Non è così, ci sono una serie di implicazioni anche dal punto di vista, eventi enormi vanno gestiti giustamente, perché poi fanno, come dicevi giustamente te, da apripista, da anche esempio e test per altro. A questo punto meglio puntare in alto, testare alto, che non... A questo punto io vado provocatoria. Provoca. Speriamo che facciano sedere tutti, giocare tutti e farle vedere a tutti le partite. Speriamo. Sì, sì, ma quello le sarà, ultime... nel senso, quello... No, scherzo, quello era provocatorio per quanto è successo alla partita del cuore, che poi è un po' quello che... Che poi è un po' il tema esatto della serata. Infatti, grazie Martina per l'ottimo assist. Siamo qui, ormai siamo pronti. Federico è arrivato, sta solo riprendendo fiato perché ha corso dal raccordo imbottigliato a qua, praticamente... D'altronde lo conosciamo tutti, il traffico di Roma. D'altronde lo conosciamo tutti, conosciamo tutti Federico Marconi come grande atleta, ovviamente. Però no, riprendiamo un attimo il filo del discorso. Quello che è successo questa settimana è stato qualcosa di particolare, fa
un po' strano dover parlare sempre di calcio un po' in questa maniera bionivoca, in cui c'è sempre una polemica in qualche modo di fondo, però visto che domenica si giocherà la finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma, volevamo approfittarne appunto per parlarne un attimo anche con te, Marco. Io ti ringrazio, a questo punto cedo la postazione d'onore, la parola e il microfono a Federico Marconi. Ci tenevo a ringraziarti per la tua presenza, disponibilità e per il lavoro che state facendo. E poi perché ci dà sempre degli update sugli europei che... No, ma infatti è un ospite più che gradito. Beh, posso dire che comunque c'è un colpo di magia che toglie la vecchiaia e porta la gioventù. Ma non lo so se siamo migliorati, però. No, migliorati no, assolutamente. Assolutamente no. Buonasera anche a Marco, ma che non sento, che adesso però sentiamo. Eccoci, come stai, Marco? Bene, tutto a posto, siamo assolutamente operativi. Ottimo, guarda, non so se ti interessa, ma io ho corso talmente tanto che sono già caldo per l'europeo, se puoi convocarmi cortesemente. Va bene. E poi dopo lo scorso Atletalk, sia io che te, tu l'hai proprio incontrato, Marco, io l'ho assillato telefonicamente per delle cose, quindi insomma non gli è convenuto. Beh, però abbiamo portato a casa i risultati, no? Sì, quello è fondamentale in tutto, però insomma adesso noi abbiamo riso, scherzato, io sono entrato in un momento delicato, no? Perché si parlava della partita del cuore, si parlava di europei, ho fatto questa battuta di speriamo che si possano sedere tutti, proprio per un po' provocazione rispetto a quello che è successo, quando è stato poi lunedì, martedì, ora... Lunedì, sì, ormai ho perso completamente riferimento del tempo. Anch'io, esatto, quindi lunedì, perfetto. Guarda, finché ormai sono battute che a parer mio si prestano molto, ora non so Marco che cosa ne pensa, ma glielo chiediamo immediatamente, anche se poi penso che siamo un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda in questo, perché sono cose che non vorremmo mai vivere, cose di cui parliamo, sono temi che trattiamo da anni, da secoli, eppure evidentemente non è ancora così scontato, no? Che ci sia un rispetto per tutti, Marco. È lunga, credo sia ancora lunga, perché si fanno tanti passi in avanti ma ancora qualche passo indietro. Non dico che si facciano più passi indietro di quanti se ne facciano in avanti, perché non è così, però ci sono ancora delle bucce di banana dove personaggi che non pubblici, perché nessuno era forse a conoscenza della presenza di un direttore della Nazionale Cantanti, però ciclicamente succedono, una volta è un politico, una volta è un giornalista, una volta è un direttore, una volta è un calciatore. Diciamo che a turno ancora si cade in questi autogol clamorosi che poi finiscono per danneggiare non soltanto l'immagine del calcio femminile, ma anche l'immagine di queste persone stesse, perché noi abbiamo avuto a che fare con un dirigente che, se non sbaglio, poi ho letto in maniera vaga, vicepresidente probabilmente di una società di serie C di calcio maschile, quindi comunque ben addentrato, no, nella realtà dei professionisti, che come fa a chiedersi, ma anche le ragazze giocano a calcio? Cioè, la domanda che io faccio è cosa è passato per la testa di questa persona anche nel sostenere questa cosa qui, perché come fai? Cioè, lì è ignoranza, oltre che poco tatto, poca sensibilità, poco rispetto, queste sono cose che abbiamo letto, visto e sentito ovunque in questi tre giorni, ma l'ignoranza nel senso di ignorare, secondo me è un elemento non trascurabile in tutto questo caos che è successo. Guarda, io vai Martina, no, perché... ho faticato a dare credito alla notizia per quanto l'ho ritenuta assurda, cioè ho peccato di mancanza di curiosità, quindi un grande peccato sia per come sono fatta io, sia in quanto donna e sia in quanto giornalista, però perché io pensavo fosse una bufala. Quando sai ti capitano, no, il titolo, pensavo fosse una bufala inizialmente, non gli ho dato credito perché mi sembrava impossibile, incredibile nel vero senso della parola, di non credibile, e come dice Marco, cosa gli è passato nella testa? E a questa domanda io non ho trovato risposta, quindi l'ha resa ancora più assurda quanto accaduto. Marco la chiamava ignoranza, no? Io dico che c'è anche un po' di...
è anche un po' limitata come persona, evidentemente, perché non serve essere preparati su alcune dinamiche, serve arrivarci proprio con un ragionamento e il ragionamento che non c'è, o che peggio, c'è e volontariamente va in quella direzione, secondo me è ancora più grave dell'ignoranza stessa. E anche arretratezza. Esattamente, ma questo penso sia stato detto abbondantemente. Però quello che dice Marco io lo condivido, quello che dici tu, no, sembrava, quello che dici tu mi fa riflettere e sorridere ancora di più, perché io anche, appena ho letto la notizia, ho pensato questa cosa, e ci può stare, perché da parte di un uomo, comunque sia, o comunque di un ragazzo che non ragiona fortunatamente in quel modo lì, e quindi vive serenamente la parità di genere e tutto il resto, insomma argomenti che sono la normalità e che vanno vissuti serenamente perché siamo nel 2021, può sembrare una bufala. Poi però ci rendiamo conto che spesso noi, che ragioniamo anche in buona fede, non ci mettiamo psicologicamente a livello di chi queste situazioni le subisce, le vive in a livello proprio, insomma, passivo, tra virgolette, no? Quindi le subisce come, per esempio, una donna. Il fatto che tu dica "mi sembrava una bufala", quindi tu, che comunque sei una donna, che potenzialmente, purtroppo, ricevi, e infatti volevo chiederti anche questo, atteggiamenti del genere, tu mi dici "mi sembrava una bufala, quindi veramente qualcosa di incredibile. Incredibile, sì. Beh, da una parte c'è anche, vuol dire che ho fiducia nel genere umano, sì, ancora sì. Se mi stupisco del marcio, diciamo. Però poi mi viene una domanda, no? Marco, la condivido con te. Ma alla fine questa persona è una persona, comunque, il direttore generale della Nazionale Cantanti, quindi comunque ha un ruolo di rilievo. Ma chi ce l'ha messo lì? Cioè, proprio banalmente dico, ma come si fa ad arrivare magari ad un buon livello di ruolo con cotanta ignoranza, come la chiami tu, o arretratezza, o limite mentale, insomma, come lo vogliamo chiamare, poi alla fine sono sempre eccezioni tutte negative. Ma Martina, che ti dico, cioè, ci si arriva perché non c'è un esame di ammissione. Io porto l'esempio, quante volte alle Iene abbiamo visto le Iene che vanno fuori a Montecitorio a fare l'esame di inglese ai politici e non sanno mettere veramente tre parole in fila, perché purtroppo l'accesso a questo tipo di posizioni non è subordinato a, secondo me, a degli esami. Probabilmente non c'era mai stato bisogno di mettere il direttore generale della Nazionale Cantanti di fronte a questo tipo di situazioni, e io credo che poi, se lui non si fosse dimesso, sarebbe stato rimosso automaticamente 3 secondi dopo. Certo. Non lo so cosa passa per la testa, ripeto. Come fai a non... cioè, voglio dire... Allora, è una cosa ingiustificabile a prescindere, no? Ingiustificabile. Mi aspetto, posso aspettarmi che magari chi non conosce il calcio maschile non conosca il calcio femminile. Cioè, il calcio maschile, magari Cristiano Ronaldo lo conosce anche chi non ha mai visto una partita di calcio, e quindi magari posso accettare che si dica ma anche le donne giocano a calcio, da una persona che non conosce nulla di questo mondo, come io posso non immaginare, non so, l'astrofisica spaziale, posso non sapere che magari c'è un astronauta romano e due astronaute donne, non lo so, stupidaggini. Cioè, uno che è dentro il mondo del calcio, come fa? Cioè, dove vive? Sì, per e poi non sapere quello che quello succede che... intorno a lui. Sì, no, infatti, anche perché addirittura l'ha detto quasi un po' minaccioso, non mi far spiegare, no, se non erro, perché non puoi stare seduta qui, come se qualcuno glielo avesse imposto anche a lui dall'alto, cioè non l'ho capito, proprio come l'ha posta, sì. Capito? Ma si è creato un cortocircuito veramente ridicolo. Sì, e poi devo dire che infatti subito si è creato, insomma, solidarietà con Aurora Leone, addirittura Ramazzotti si è rifiutato di giocare poi. Però c'è un però. Posso dire una cosa? Scusate. Vai, vai. Io su questo sono ignorante, io non conoscevo Aurora Leone. Ok. Manco non io. Sapevo chi non sapevo chi fosse, non sapevo, cioè il De Jackal avevo forse sentito un paio di volte nominare, non è, me ne faccio una colpa, ma ho capito che sono popolarissimi, non la conoscevo, però sono andato a vedermi tutto quello che è stato il suo discorso fatto nelle Instagram stories, dove ha spiegato tutto, ed era un racconto troppo dettagliato per non avere un totale fondo di verità. E qui hai toccato un bel punto, perché Fede, io per esempio ho, ripeto, perché sempre per l'assurdità della questione, no?
ho anche pensato fosse un teatrino, cioè perché effettivamente bisogna pensare, se ho fiducia nel mondo, però poi l'eccesso dall'altra parte è pensarla anche un po' male, perché talmente non posso credere che accadano ancora queste cose, che allora ho voluto e ho anche dovuto ponderare, no, l'altra faccia della medaglia, perché bisogna bisogna avere, diciamo, una prospettiva a 360 gradi. Ho pensato fosse un po' un teatrino, cioè un discorso fatto per pubblicità, tanto è vero che poi i The Jackal, io neanche conoscevo Aurora Leone in sé, però conoscevo i The Jackal, anche perché poi lui, il ragazzo Ciro, ha fatto LOL, insomma, che è questo programma su Prime Video che ha avuto abbastanza successo. Hanno preso una posizione netta loro, cioè dopo la questione hanno comunque invitato a fare le donazioni, perché la ricerca è un conto, sì, e non la mela marcia, che in questo caso è rappresentata da questo Pecchini, Gianluca Pecchini, non so se vado errata col cognome, ma neanche mi interessa a questo punto portare rispetto al suo nome, visto che lui non ha rispettato la mia categoria, però... Giusto Pecchini comunque. Pecchini, era giusto pure. E allora mi sono domandata, ho perso il filo, ma comunque mi sono domandata, ma non è che è un teatrino? No, è molto chiaro, è molto chiaro. Ah no, perché ecco, dicevo, perché dopo loro hanno invitato, dopo la questione, a dire no, comunque fatele lo stesso le donazioni. Ho detto allora qua c'è una pubblicità per tutti, tranne per Pecchini, però poi tanto Pecchini chi lo conosceva prima, chi lo conoscerà dopo, cioè non lo so, ho un po' voluto pensare male. Però poi, come dice lui, effettivamente come dice Marco, è andata troppo nel dettaglio, o l'hanno proprio studiata a tavolino, non ci posso credere. Io poi voglio dire, anche loro hanno una reputazione, ripeto, io non li conoscevo, ma poi andando a vedere il numero di follower che hanno, che poi adesso è un po' il termometro di quanto una persona sia conosciuta, si sarebbero sputtanati in una maniera non reversibile qualora poi fosse stata una messa in scena o un tentativo di farsi pubblicità. Cioè, Aurora Leone ha raddoppiato il numero di follower in 24 ore, ci ho guardato, da 180.000 è passata a 340.000, secondo me se avesse detto stupidaggini magari sarebbe arrivata anche a 500.000, perché sarebbe diventata social ancora più popolare, ma non sarebbe stato una popolarità positiva. E quindi ripeto, sono ragazzi giovani, ripeto, famosi, ma che possono ancora crescere nel mondo dello spettacolo, e si sarebbero sputtanati in una maniera totale, e quindi per forza dovevano raccontare la verità, perché poi a quel punto ci sarebbero state smentite e controsmentite, tutti i giornalisti avrebbero affrontato entrambe le versioni e la vera verità sarebbe venuta a galla. E se fosse una cosa invece proprio messa d'accordo per tutti, perché alla fine ho immaginato magari anche le donazioni si sono duplicate in seguito al sarebbero, video dei sarebbero Jackal. Menti sarebbero menti da studiare, da portare in analisi, perché comunque sarebbe una cosa troppo assurda, artefatta. Oddio, allora il fatto che io l'ho pensato mi devo preoccupare? Sì, ma anche prima di averlo pensato, nel senso, mi sembra tutto troppo dettagliato. No, ma guarda, sono d'accordo, nel senso che io l'ho pensata per assurdo, perché davvero facevo fatica a credere che fosse accaduto, ecco. Però è chiaro, no, che poi questo dirigente si è dimesso, cioè, ma adesso che vogliamo dire che anche le dimissioni poi quando questa storia così decanta e passa in secondo piano, le dimissioni vengono revocate perché abbiamo scherzato, non ci voglio credere. E che ne pensi della reazione di Ramazzotti, che non ha giocato? Ma io mi aspettavo che mi aspettavo che la partita o non si giocasse o che veramente non arrivassero a 11, ma sia tra quelli che realmente credono in questi valori, e aggiungo una cosa, secondo me anche qualcuno che poteva buttarsi in mezzo per farsi un po' di pubblicità, perché comunque moltissime persone, sono molto sincero, moltissime persone avrebbero dovuto, potuto o voluto non giocare questa partita realmente per solidarietà. E come succede in questi casi, poi quando ci sono degli argomenti che diventano così mainstream, così di dominio pubblico, c'è anche chi magari o è indifferente a questa cosa, oppure magari al bar o al ristorante dice il calcio femminile fa schifo, però per farsi vedere, per farsi bello e per prendere quattro cuoricini su Instagram fa le dichiarazioni. Non è un attacco a nessuno, però in qualsiasi cosa succede nel mondo di oggi ormai basta allinearsi al pensiero comune per
per guadagnare del consenso. Ripeto, è una cosa impersonale, però succede sempre. Secondo me poteva anche tranquillamente non giocarsi questa partita perché tanta gente si era dissociata. Complimenti alla Juventus che poi ha lanciato un segnale, complimenti facendo giocare le ragazze lì il calcio d'inizio delle Juventus Women, complimenti a tutte le società della Serie A femminile, anche quelle di categorie inferiori che hanno mostrato solidarietà. Questa secondo me è un fenomeno sociale, quello che abbiamo vissuto in questi giorni, che è stato trattato molto molto favorevolmente per quello che riguarda il calcio femminile. Cioè un altro di quelle pietre miliari che contribuirà allo sviluppo di questo movimento. Io già ne avevo contate 3 o 4 negli ultimi anni, dal fatto che la Juventus sia entrata nella Serie A femminile, dal fatto che l'Italia abbia vinto la prima partita del Mondiale del 2019 al 95esimo di domenica, segnando alle 3 di pomeriggio quando la maggior parte della gente stava a casa, anche quelli che erano andati al mare la mattina e ci sarebbero tornati il pomeriggio. E anche questo, secondo me, visto la come posso dire, la eco mediatica che ha avuto, ha svegliato tante persone che magari non sapevano realmente che il calcio femminile esistesse. Però quello che dici tu mi fa sorgere una domanda spontanea praticamente. Perché deve sempre succedere qualcosa di negativo per arrivare a una soluzione, o comunque per iniziare a pensare in modo concreto alla soluzione? Perché siamo sempre lì, e non riguarda soltanto il calcio femminile, non riguarda soltanto il calcio, ma un po' tutto, purtroppo mi permetto di dire, in questo paese almeno. Perché siamo indietro? Perché siamo indietro? Siamo indietro, secondo me, da un punto di vista prima di tutto linguistico. E dico questo perché ancora sento parlare, io la seguo la Serie A femminile da anni, prima ancora che ci fosse il boom con la Juventus e con le squadre professionistiche. Secondo me già chiamarlo calcio femminile è sbagliato, e questo, su questo voglio stavolta faccio io il conduttore e voglio sentire quello che pensa Martina in quanto donna, prima ancora che in quanto giornalista, conduttrice. È calcio. Chiamarla nazionale di calcio femminile è sbagliato. È nazionale femminile di calcio. L'altra settimana Simona Quadarella ha vinto qualsiasi tipo di medaglia agli europei di Budapest. Avete letto o sentito che Simona Quadarella è stata campionessa europea di nuoto femminile? Sono perfettamente d'accordo, perché è un aggettivo che va a marcare linguisticamente, no? Il sostantivo calcio, proprio linguisticamente. Perché? Perché il calcio per definizione è maschile, quindi assolutamente mi trovi d'accordo che il problema è in primis linguistico, ma come tante altre cose, insomma. Sì, tanti altri anche aspetti, non solo sportivi, ma professionali, sì. Quello è il proprio problema, che ancora sui giornali devi leggere le testatine quando c'è scritto in alto, no? Che si parla, cioè introduce lo sport di cui si sta parlando, no? Tennis, nuoto, calcio donne, no. Calcio pure quello, soprattutto quello, anche perché chi lo segue tanto è molto più vicino il calcio giocato dalle donne al calcio giocato dagli uomini, a un calcio popolare, perché quando si parla di calcio giocato dagli uomini c'è un livello fisico, tecnico, pazzesco, irraggiungibile. Le donne, andando a vedere una gara di Serie A femminile, si trovano gesti tecnici, gesti atletici che per il giocatore amatoriale dilettantistico sono molto più vicini a noi di quanto possa essere Cristiano Ronaldo che sale dai 2,5 metri da terra. Certo. Io invito tutti quelli con cui parlo, no? Che magari qualcuno mi sfotteva, no? Ma dove vai? Ma che guardi la Serie A femminile, il calcio femminile non esiste. Io sono anni che vado a commentare partite, e a volte mi dispiace pure che ci siano troppi giornalisti, perché sono saliti tutti sul carro. Cioè li volevo tutti quelli che hanno esaltato la Bonanzea, il gol all'Australia, li volevo vedere 4-5 anni fa quando la Serie A femminile si giocava in campetti sperduti con l'erba alta 3 cm e con i trabattelli arrugginiti per mettere le telecamere. Cioè anche quello si è creato pure lì un effetto contrario, però in generale
È calcio. Io spero che tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che magari sono un po' scettici nei confronti della Serie A femminile, del calcio giocato dalle donne, si possano ravvedere e andare a vedere una partita dal vivo e poi ne riparliamo, diciamo così. Però intanto va vista la partita, perché spesso, come giustamente dicevi tu, ci sono dei pregiudizi, ci si ferma prima e non si prova neanche, non si ha nemmeno la curiosità di provare a scoprirlo quel mondo, perché poi magari lo scopri e ti piace, o lo scopri e non ti piace, sì, ci può stare, però comunque sia vai a fondo nelle cose. Vai, esatto, io pure vado a mangiare al ristorante indiano, se non mi piace ho perso 30 euro e basta, non ci vado più. Provare, non dire no a prescindere. Esatto, non dire no a prescindere, come poi invece non dire sì a prescindere per una politicamente corretto che ormai dilaga nella nostra società, perché non è che se è calcio femminile allora ti deve per forza piacere, perché no, esatto, bisogna includere, esatto, il genere o parlare di parità. Non è che per me è ancora più grave. Non è che è impari se non ti piace, non so come dire, no? E quindi però vedilo e poi dopo puoi anche avere, esatto, hai la libertà di giudicare che non ti piace assolutamente. Esatto. Che volevo dire? No, vabbè, sul fatto sempre della definizione, perché ovviamente quando poi c'è bisogno di specificarla una cosa, la ghettizzi ancora di più, perché vuol dire che esiste un bisogno, una necessità di specificarla. Quindi direi che il problema è culturale, poi come diceva Marco, nel senso che poi alla fine ancora ad oggi penso, no, al tifoso medio che tifa calcio maschile, però fa dobbiamo fatica a cioè secondo me parla come ha parlato un Pecchini, capito? Certo, però non a caso non possono avere tutti dico una cosa che potrà sembrare grave, ma in realtà è una grande verità: non possono avere tutti lo stesso diritto di parola, tra virgolette, nel senso che il tifoso medio fa un ragionamento da tifoso medio e non lo posso ascoltare lo ascolto, ok, tu puoi dire quello che vuoi, ma poi non posso darti la stessa credibilità di uno che ha una mente semplicemente aperta. E quindi torno al discorso che facevate giustamente prima. Quindi quando tu vai a mettere una persona in un certo ruolo decisionale, non puoi andarci a mettere un tifoso medio, non puoi andarci a mettere qualcuno che abbia una mentalità arretrata. Siamo sempre lì, perché poi non possono mai essere tutti d'accordo, questo penso che sia oggettivo, e quindi se non sono tutti d'accordo, quantomeno chi prende le decisioni che sia aperto al cambiamento, che sia di mente libera, di mente veramente aperta, che sia smart, perché altrimenti non si va avanti. E questo non accade soltanto in Italia, figuriamoci, però purtroppo nel nostro paese, rispetto ad altri, almeno da questo punto di vista, mi permetto di dire che siamo molto indietro. È un discorso anche di autorevolezza, nel senso che poi alla fine quando si assume un ruolo di rappresentanza studiarlo appunto a tavolino, bisogna essere un buon esempio, e quindi qui abbiamo assolutamente fallito. Sì, diciamo che ha aiutato nella conoscenza di questo mondo che è quello del calcio giocato dalle donne. Ha aiutato questo che è successo negli ultimi anni, no? con le società professionistiche che hanno aperto una loro sezione al femminile. Non sono le uniche, perché poi si parla di Sampdoria, di Napoli, che nei prossimi mesi potrebbero aggiungersi. Quello è stato secondo me un altro passaggio fondamentale, proprio dare conoscenza, perché molto spesso magari il calcio femminile veniva visto come un calcio dilettantistico in cui le ragazze andavano a lavorare fino alle 7 di sera e poi andavano al campo e quindi arrivavano stanche. Adesso la crescita che c'è stata dal punto di vista fisico di queste giocatrici da 3 o 4 anni a questa parte è stata spaventosa, cioè Girelli, Bonansea, Rosucci, Giacinti, Bartoli, negli ultimi 4-5 anni sono diventate atlete professioniste. Poi ancora non c'è lo status che dovrebbe entrare dalla stagione 22-23, ma vedere queste ragazze allenarsi, giocare, avere delle prestazioni
totalmente diverse da quelle di quando questo sport non aveva squadre professionistiche, quindi non aveva staff professionisti, quindi non aveva ancora stipendi che potessero permettere a queste ragazze di fare soltanto le calciatrici, e quindi la crescita è stata spaventosa. Però ripeto, si cresce tanto. C'è Cristiana Girelli a Sanremo, c'è Sara Gama a cui fanno la Barbie, c'è un'altra giocatrice a caso, Barbara Bonansea, che entra nella scuderia di Mino Raiola, cioè tutti i passi che comunque portano a una crescita generale, anche se poi su Mino Raiola lì si può discutere, però il fatto che uno come Mino Raiola vada a prendere una giocatrice come Bonansea fa capire che si sta creando business, quindi io complessivamente lo considero anche un fatto positivo. Però dall'altra parte c'è sempre questo passo indietro, come quello che abbiamo vissuto lunedì, che è stato un passo indietro di mezz'ora, cioè il tempo in cui Pecchini ha comunicato questa cosa a Aurora e tempo che Aurora prendesse in mano lo smartphone. Quello è stato il mezz'ora di passi negativi, e poi anche da questo fortunatamente si sono tratte delle indicazioni positive, cioè da quel momento è stata svegliata a conoscenza anche in altre persone che non conoscevano chi fosse, non conoscevano il calcio femminile. Quindi già questo, sono stato contento che si è passati da un messaggio negativo di esclusione a un messaggio positivo e di conoscenza e di isolamento del fenomeno negativo, che in questo caso è stata le parole, certo, di questo signore. Assolutamente, che poi permettimi di dire che tutto sommato, proprio per i motivi che dicevi te, quindi anche le difficoltà che hanno proprio dall'allenamento alla partita, all'affermazione della loro carriera, cioè sono molto più atlete magari di un calciatore maschile, e non perché voglio fare, come dire, esclusione al contrario, però perché è una realtà, nel senso che le difficoltà e il sacrificio che incontrano, cioè le difficoltà che incontrano gli impone a queste ragazze un sacrificio maggiore. Quindi parli dell'aspetto economico? Non solo, anche proprio a livello locale, come quando sono agli albori della loro carriera fanno molta più fatica. Questo non sono sicuro di questo, cioè nel senso, io credo che ai nastri di partenza, poi naturalmente è un mondo neonato, no? E quindi bisognerebbe analizzare, veramente andare tanto in profondità, però sì, no, noi abbiamo parlato con Katia Serra, che ci ha raccontato proprio quanto sia più difficoltoso. L'aspetto economico è un altro aspetto, ma anche l'aspetto proprio delle tutele, del futuro, di cosa si farà poi, cioè comunque incontrano, diciamo che dipende maggiori. Anche dove. Questa è una grande realtà, perché per esempio noi abbiamo ascoltato qualche settimana fa anche dichiarazioni in prima persona di chi ha contato anche tantissimo nel calcio femminile, viene a dire, ma poi Marco mi lincia, quindi perché non mi vengono altre parole in questo momento, sempre perché abbiamo purtroppo un arretramento lessicale, però qual è il discorso? Che l'Italia oggi è sicuramente più arretrata da questo punto di vista, come strutture, come possibilità anche di squadre, o magari lo era soprattutto qualche anno fa rispetto ad oggi, che continua ad esserlo rispetto alla Germania e ad altri paesi. Però mi viene da dire che quello che è l'Italia per le donne nel calcio può rappresentare un altro paese per gli uomini nel calcio, che cercano fortuna, fanno tanti sacrifici per venire in Europa, sì, a guadagnare. Sì, ma quello volevo dire, quindi certo, in Europa è diverso. Certo, però parlando in generale, ecco, dire all'inizio che fanno più sacrifici, non, secondo me è un po' troppo. Non ne fanno meno, ma non ne fanno nemmeno di più, secondo me. Cioè, non ma rispetto agli uomini? Cosa. Dipende da dove. Beh, noi parliamo d'Italia, ovviamente. Se parli con Raffaella Manieri, abbiamo ascoltato Manieri, lei, sì. E ti dice che effettivamente c'è una differenza enorme con l'Europa, proprio per questo discorso, sì, che in, fai tu, in cambiano, certo, le cose. Noi parliamo d'Italia, della lingua italiana, come dice Marco, del lessico italiano e della cultura poi italiana. A proposito di questo, volevo fare un'altra domanda a Marco, perché poi so che forse deve andare via, mi confermi? Sì, ho qualche minuto, perché abbiamo, pensa, ogni giorno abbiamo un debriefing dove vengono viene fatto il punto su tutto quello che siamo intorno a 19:35-40. Allora guarda, ti faccio due domande velocissime. Una riguarda proprio gli europei, perché tu, voglio che una conferma da te che c'è un arbitro donna, quindi proprio allora, a rompere ogni stereotipo, una quarta donna allora, anziché un quarto uomo.
francese. Allora sì, esattamente, ci sarà un quarto ufficiale, anche lì, guarda, ti posso dire, ho fatto fatica quando si parla di quarto uomo al femminile, quarto uomo di fatto è quarto ufficiale, sarà la terminologia da utilizzare, però sì, quarto ufficiale non sarà tra gli arbitri centrali. Stéphanie Frappart, ma è molto molto famosa, nel senso che viene considerata il miglior arbitro donna al mondo, ha già arbitrato la Supercoppa Europea 2 anni fa, ha arbitrato Juventus Dinamo Kiev quest'anno in Champions League, quindi quest'anno è stata designata nei quarti ufficiali, quindi sarà quarto ufficiale, quindi, a disposizione. Che però è la prima volta che avviene in un europeo, comunque. Assolutamente sì. Esatto, assolutamente sì, c'è stata, tra l'altro ho commentato per DAZN proprio l'esordio di Maria Marotta, che è stata invece il primo arbitro italiano donna a dirigere una partita di Serie B. Era una partita che non aveva nessun senso fino a 2 giorni prima, poi quando ho letto le designazioni arbitrali ho capito che invece che essere una partita che potevo commentare con le gambe sul tavolo, c'era un motivo di interesse che poi l'ha resa la partita più importante, perché poi ho scoperto la sera che c'era il TG1, era stato creato anche lì un racconto completo. Quindi Stéphanie Frappart, sì, quarto ufficiale, ma credo che ce ne saranno tanti altri nei prossimi anni. Anche so che l'AIA si è attrezzata molto per aumentare le quote rosa a livello arbitrale, quindi anche lì ci si sta muovendo non soltanto dal punto di vista del calcio giocato, ma anche del calcio arbitrato. Bene. E questa è l'ennesima. Io odio anche un po' nel lessico quote rosa, Marco. Ah, odio quote Come lo chiamiamo allora? Però ci arriviamo, perché se tu comunque provi, no, fastidio una parolona, però se provi, certo, come dire, se provi il brivido quando senti parlare di queste cose, io credo che andrà rivisto anche il lessico, perché il portiere può essere chiamato portiera, il difensore è la difensora. Quando una giocatrice viene pressata da un'altra giocatrice, chiama l'uomo o chiama donna? A me basta che ci mettiamo d'accordo, poi non c'è problema. Racconto una cosa veloce che mi successe durante un corso di aggiornamento per giornalisti, di quelli che servono per accumulare i crediti e quelli triennali, no? Era un corso proprio sulla narrazione dello sport al femminile e una collega, in maniera anche piuttosto aggressiva, non mi piacque, si alzò dall'ultimo banco, più o meno dove sto io adesso in sala stampa all'Olimpico, e disse: no, perché è una vergogna che i live score del sito della Gazzetta, ora non mi ricordo di quale giornale, scrivono tutte le parole al maschile. E lì mi alzai e dico: aspetta un attimo, va bene tutto, però calma, lì sono dei sistemi automatici che vengono progettati ogni 10 anni. 10 anni fa, magari, quando il service vendette questo servizio a Gazzetta.it, poteva essere, no, il tiro è stato effettuato da Tizio, con tutte le declinazioni alla terza persona maschile. Allora, quella cosa lì non mi era piaciuta, però io credo che anche per queste cose nei prossimi anni si andrà incontro a anche una rivisitazione del linguaggio. Magari degli esperti di linguistica ci diranno se sarà giusto chiamarlo portiere o portiera, difensore o difensora, chiamare l'uomo o chiamare la donna, oppure due uomini in barriera, due donne in barriera, il quarto uomo o quarta donna, cioè. Io credo, guarda, che io poi però credo anche che non bisogna esagerare, no? Come no, per esempio, no, che sì, ormai gli aggettivi, infatti, con l'asterisco, ecco, quello mi sembra un'esagerazione che ghettizza ancora di più, nel senso che io aspiro in modo da non creare polemiche sterili. Sì, assolutamente, però da donna aspiro al fatto che non ci sarà più bisogno di specificare, perché quando si arriverà a quel punto vuol dire che ci sarà una serenità sociale in cui nessuno rimarrà male, perché nessuno ne ha da rimanere male. Però quella è una strada lunghissima, forse veramente tanto tanto lunga, perché finché anche... Sei d'accordo, Marti? Scusami, sei d'accordo che ancora c'è chi rivendica portiere o portiera, quarto uomo o quarta donna, quattro uomini in barriera o quattro donne? Cioè, io fin quando anche ci saranno delle donne che diranno: no, perché si dice quarto uomo o quattro uomini in barriera e non quarto donna? Vuol dire, cioè, basta essere chiari. Esatto, no, finché ci sono, finché si rivendicano queste cose, vuol dire che non abbiamo ancora ottenuto i diritti, cioè, vuol dire che
noi donne stesse forse ci sentiamo indietro, nel senso, perché poi alla fine le cose da ottenere sono altre, andare su questo, il cambiamento deve partire a livello linguistico, ma non deve essere sterile. Giusto? Va bene, comunque... Detto questo, salutiamo Marco. Sì, Marco deve andare, quindi guarda, ti lasciamo al tuo briefing. Salutandoti Marco, off topic rispetto a ciò di cui abbiamo parlato, non off topic per te, parlavi di DAZN prima, stasera c'è la finale playoff di ritorno, quindi Venezia ha vinto all'andata, cosa ti aspetti? Mi aspetto una partita molto aperta in cui non è assolutamente detta l'ultima parola per il Cittadella, e mi ricordo l'impresa che fecero a Benevento 2 anni fa, vincendo, se non sbaglio, 3-0 e andando avanti nei playoff. Ora il Venezia ha l'occasione della vita, ma di 3 vite, di andare in A stasera, però non mi aspetto una partita scontata, non mi aspetto una partita col pronostico chiuso. Anzi, il Cittadella è una squadra che vince 3-0 col Monza e poi si vede tremare le gambe quando è sotto 2-0 nella gara di ritorno, ma è una squadra che al contrario può anche perdere in casa e andare a vincere fuori contro ogni pronostico. Io mi ricordo quel Benevento Cittadella in cui una squadra come il Cittadella, con 20-25 mila spettatori a Benevento, stravinse e zittì una città intera. Comunque Marco, il Cittadella è proprio, non gliela puoi toccare. Anche se ha perso all'andata, però attenzione, perché poi dovrebbe vincere 2-0 per la classifica di quest'anno. L'ultimissima, in realtà non te la faccio io, te la fa la chat, il nostro amico Tom, che ci chiede chi vince la Coppa Italia. Si parla di donne nel calcio. Bella domanda, sì, perché domenica sera a Reggio Emilia c'è Roma-Milan. Io vedo favorita la Roma, perché ci arriva con un 2021 giocato alla grande, una Roma che inspiegabilmente è finita molto lontana dalle primissime posizioni, un Milan che mi è sembrato abbia forse staccato un po' dopo aver conquistato aritmeticamente la Champions League, e così come aveva staccato un altro po' dopo aver straperso lo scontro diretto contro la Juventus, che poi aveva chiuso il campionato, perché poi la differenza l'hanno fatta quelle due partite, poi il Milan ha perso qualche altro punto per strada. La Roma è una squadra molto solida, una squadra che recupera anche Andressa, centrocampista brasiliana fortissima, ha rinforzato la difesa con Elena Linari già nel mercato di gennaio, ha 2 o 3 giocatrici che secondo me saranno il presente e il futuro della nazionale maggiore, quindi Giuliano, quindi Serturini, Bonfantini. Milan squadra molto forte. Però se mi dici a oggi, 27 maggio, chi vedi favorito, secondo me 60 Roma a 40 Milan. Quindi comunque gara molto aperta. Grazie Marco Calabresi. Grazie Marco. Ci risentiamo, in bocca al lupo anche per il briefing di questa sera. Un abbraccio. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao. E allora? Beh, insomma, tanta carne al fuoco. È una live al vetriolo. Al vetriolo? Vitriolo. Tu conosci la parola, ma si dice vetriolo o vitrolio? Sì. Vitrolio soprattutto. Vitrolio esiste? Possiamo tipo petaloso, possiamo coniarla. Chiediamo a Mattia e regia che tutto sa e tutto tocca, lo ricordiamo. No, ci dica tutto lei. Vede, tutto tocca. No, tutto sa e tutto tocca. Vabbè, dai, rifatta, dai. No, è così. Tanto no, si può dire tutto. Allora, le donne hanno sempre ragione. Abbiamo fatto adesso un talk sul... le donne hanno sempre ragione. Tutto vede e tutto tocca. Vero, Mattia? Assolutamente, questo io direi che non è parità di genere, perché mi sento un pochino messo da parte, eh? No, comunque scherzi a parte, guarda, ti dico la verità, avrei voluto approfondirle un po' dinamiche, è vero che non avevamo troppo tempo con Marco, però mi sarebbe piaciuto sentire se da parte sua, perché l'abbiamo appena sfiorato il discorso, si sarebbe dovuta non giocare la partita del cuore, e infatti in chat ce lo chiedevano, vogliamo parlare del fatto che tutti avrebbero dovuto rifiutare, però lì cosa emerge? No, secondo me perché lì il discorso è che questa è una partita con scopo di beneficenza, quindi alla fine cancellarla togli il senso di quella partita e dai troppo rilevanza a delle parole di una persona che è cretino, nel senso che poi alla fine è veramente si può dire persona... No, Twitch, io mi dissocio, però insomma mai, non devi mai essere politicamente corretto. No, su Twitch sì, se no ci bannano, non per altro, insomma. Ah, vabbè, ma qui c'è il fischio che guarda come mi mette. No, comunque, quindi assolutamente no, non si doveva, anche perché la stessa Aurora Leone con tutto il gruppo dei De Giaca l'hanno invece invitato, comunque appunto come dicevo prima, a fare le donazioni, quindi la partita si doveva giocare, anzi secondo me non si dovevano tirare indietro alcuni cantanti invece, perché ripeto, lo scopo è un altro, non andava perso, l'ha detto
lei per prima che è stata la persona offesa. E infatti guarda, ti dico, alla fine sono abbastanza d'accordo come poi è andata la situazione, perché c'è chi non si è sentito di giocare e quindi siamo... dobbiamo rispettare quantomeno quella decisione lì. Non possiamo, secondo me, permetterci di dire tutti devono non giocare, perché sennò poi diventiamo estremisti dalla parte opposta e secondo me non va bene. No, per carità, c'è un libero arbitrio. No, e poi soprattutto, ecco, il tema importante erano il fattore appunto donazioni e tutto il resto. Quindi cito Shade, per esempio, perché si parlava di Ramazzotti. Io ho seguito molto la questione nelle Insta Story di Shade, che diceva un po' la stessa cosa di Aurora Leone, vale a dire, io non me la sento di partecipare, al di là, insomma, anche lì Aurora Leone, perché l'ho nominata, perché lei sosteneva, come molti di quelli che non hanno partecipato, di donare comunque, no? Sì. Shade diceva la stessa cosa, è fondamentale la causa, non ci dimentichiamo questo, e poi sottolineava quanto per lui fosse importante l'evento per questioni familiari, quindi c'è anche quello, ma soprattutto emerge un'altra cosa, il fatto che e torno sempre su Shade, lui dice molti medici mi hanno chiesto di giocare per paura che poi arrivassero meno donazioni, e quindi magari c'è qualcuno che non si è sentito, ma semplicemente perché riteneva più giusta quest'altra opzione, non si è sentito di non giocare per paura che non arrivassero donazioni. Ognuno è libero di fare quello che vuole, altrimenti se non c'è libertà di pensiero, non c'è libertà in merito a questo, è inutile che parliamo, perché oggi si estremizza da questa parte qua, domani il problema diventa un altro, quindi bisogna essere, secondo me, abbastanza... democristiano. Però democristiano io? Sì. No, cioè, nel senso, come si dice, una botta al cerchio, una botte. No, secondo me, invece io vedo, sì. Io vedo nella scelta di non giocare un, come possiamo dire, un voler dimostrare qualcosa che nessuno gli ha richiesto, nel senso che loro erano stati chiamati a giocare per uno scopo benefico. Mm-hmm. Tirarsi indietro lo trovo un voler prendere dei plausi, cioè un voler prendere giuste, come non mi viene la parola, comunque ripulire un pochino, no? Cioè adesioni, ecco, voler prendere adesioni, consensi con in modo semplice, perché ecco, è ovvio che questa cosa è sbagliata. Allora, non serve, allora io non ti posso giocare dire, la partita. Tu mi dici che sono democristiano, io ti dico che sei complottista. Perché? Perché secondo me, io non penso che tu sia complottista, no? Ma è per come ragiono io. Cioè, tu hai un tuo pensiero, lo puoi avere. Chi ha preso determinate decisioni ha un suo pensiero e lo può avere. Quello dico io. Certo, però ognuno voglio esprimere il mio. Ma assolutamente, e puoi. Esatto. Però di conseguenza, secondo me, devi anche rispettare quello che hanno pensato. Però così non c'è più dibattito. Lo so, ma in realtà il dibattito, come vedi, c'è, perché io e te non siamo troppo d'accordo, ce lo diciamo, però io rispetto il tuo pensiero, tu rispetti il mio. No, e tu non stai dicendo il tuo pensiero. Tu stai dicendo soltanto che vanno bene tutti i pensieri, ma questo no, è chiaro, allora, perché il mondo ti è bello perché il mio varia. Pensiero qual te è detto, il tuo pensiero? Il mio secondo pensiero te l'hanno te l'ho fatto detto bene prima, o no? Allora, a non giocare. Secondo me hanno fatto bene a non giocare. Ah, ok. Perfetto. Secondo me hanno fatto bene a non giocare, io non avrei giocato. Però io non sono questo in quella... Questo è il tuo pensiero. Questo è il mio pensiero, però io non sono... Devo anche... entrare, secondo me, nel mood mentale di chi è lì, perché non sono mai stato invitato a una partita del cuore, perché non so quali sono gli accordi, non so come funziona lì dentro. Di conseguenza, non conoscendo questo, non mi permetto di dire dovevano per forza non giocare. Al posto loro, con quello che so, non avrei giocato. Però torno a ripetere, magari ci sono altre dinamiche che noi non conosciamo e che fanno sì che ognuno sia libero, secondo me, di fare quello che ritiene più giusto in quel momento. Però, insomma, andrei avanti. No, sai, a livello di, secondo me, di seguito, comunque di quanto queste persone, che sono persone popolari, trascinano, no? Mm-hmm. Quindi, sai, rifiutarsi di giocare potresti trascinare appunto una distanza poi rispetto allo scopo benefico, quindi ecco, una minoranza di donazioni, eccetera, ecco. Vedo questo rischio nel non giocare la partita. D'altro canto, se poi la giochi, che succede? Che comunque nell'immaginario popolare tu sei quello che... Beh, però, perché te lo scrivono, in chat ce lo scrivono, quindi evidentemente c'è chi pensa anche quest'altra cosa. Che cosa ci hanno scritto? Vogliamo parlare del fatto che tutti dovevano non giocare la partita? Okay. Questo è un pensiero che molti hanno. Chi l'ha detto? L'ha detto Revil? Revil l'ha detto. E infatti io ti partivo da lì nel messaggio, nel commento di prima, no? Perché
Il discorso è questo qui. Ah sì, però o se ne andavano subito. Sì. Non so come dirti, perché poi penso che la polemica si sia scatenata immediatamente. Cioè, lei come che ha fatto? Questo. Beh, la sera prima così. E il giorno dopo. Il giorno dopo è uscita la notizia. No, la notizia è uscita praticamente subito perché lei l'ha chiaramente condivisa. Poi sì. Successivamente c'è chi ha preso subito la decisione, ma gli annunci sono arrivati dopo. Quindi certo. Secondo me anche lì chi non se l'è sentita giocare non ha giocato, chi se l'è sentita ha giocato, ma è comunque stata una reazione a catena che no, però secondo me infatti il focus resta sul come si arriva a prendere determinate posizioni con tanta ignoranza, cioè a questo punto mi devo soffermare su questo. E io torno lì, sarò stato un po' cattivo prima probabilmente Martina, però considerando che noi ci troviamo a commentare un atteggiamento ignobile e da medioevo, per non dire di peggio, io trovo assurda questa cosa. Di conseguenza arrivo a dire che tu non puoi permettere a una persona come Gianluca Pecchini di prendere delle decisioni esatto. In merito. Questo è questo. Per questo ho detto non tutti possono essere messi sullo stesso livello da un punto di vista decisionale e di apertura mentale. Perché non siamo tutti sullo stesso livello. Assolutamente. Questo, no, su questo, vedi, ecco, questa non è una cosa da democristiano. No, io... Ma è assolutamente anzi, vera. Se devo dare giù, però è assolutamente poi... vera. Non, però appunto quando ognuno ha il suo livello culturale, il suo livello... sì, diciamo chiamiamolo culturale, insomma si raggiunge una determinata posizione anche. Intellettuale, bravissimo, e quindi poi alla fin fine per prendere delle decisioni, per arrivare ad una posizione, anche ad un potere, bisogna che quel livello sia intellettuale che culturale sia un postulato, insomma un assunto fondamentale, quindi questo a livello sociale un po' è raccapricciante, mi scoraggia anche, insomma, no? Se però poi vedi, è un altro episodio che capita in un momento in cui in realtà c'è tanta crescita, mentre Tuzia Guapelata col cerchietto ci passa dietro, lo ricordiamo, un saluto anche a Tuzia Guapelata, pugnetto. Ma se bevo dalla tazza di Atleta League, no? Cioè, fa audience per la diretta. Posso fare? Perché tipo da cattedra. Da influencer, devi fare... Esatto. Posso, o te riempito per te il... No, che bello. Ah, era bello. Grazie. No, bevo un attimo che... Comunque, guarda, noi parliamo di Mattia che tutto vede e tutto tocca, ma Nicolò Masini... Sempre Masini come Marco, infatti hanno collaborato insieme. Lui è veramente il problem solver. Sì. Problem solving è la capacità che ha. Lui è il problem solver di questa redazione, eccolo qua. Cioè, addirittura veramente ci porta l'acqua, è proprio troppo. Bello. Ci vizi. Esatto, però donna voglio essere viziata solo io. Beh, sono parole pericolose queste. Io mi dissocio enormemente e se volete me ne vado anche. E guardate che bella la tazza, veramente. Sì. Cioè, io anzi, Fede, mi arrabbierei qui con il direttore Giulio Gezzi che non ce l'ha data una per casa anche. Io la voglio pure per casa. Ma io l'ho già querelato. No. Sì. Sì, perché gli avevo detto dammi una per casa nera, possibilmente che più, cioè nera è più, invece niente. Come la volevi? Nera. Secondo me ci sta, guarda, perché non è male. Però devi spiccare, vedi, i mobili sono neri. Comunque torniamo a noi, per esempio. Sì. Riflettevo su un fatto. Addirittura. Ma pensa. Pazzesco. Oh, ma che si fa gender, perché non posso riflettere in quanto donna? Assolutamente sì. Ah, vedi. Prego. Arrestate. Allora, dicevo, no? Marco invece ha detto brava la Juve. Sì. Mi spiace infatti che non abbiamo potuto affrontare con lui anche questo aspetto, però alla fine era talmente tanta carne al fuoco che davvero non abbiamo fatto il tempo, no? A dire tutto quello che volevamo. Comunque ha detto brava la Juve, che poi come al calcio d'inizio appunto ha iniziato, poi effettivamente il calcio d'inizio è iniziato, vabbè, comunque era l'inizio della partita, no? È la un Juve... segnale, è un, quello che le manda la Juve è un segnale, è sicuramente un segnale. Secondo però poi te anche non lì... è sbagliato che invece delle atlete siano state, diciamo, utilizzate per rappresentare o quantomeno per rivendicare qualcosa, perché non è stata riconosciuta un pochino, no? Infatti io volevo arrivare lì. È un segnale interpretabile, però. Capito. Perché quello che tu dicevi prima su chi si è ritirato dalla partita e magari lo ha fatto anche, no, per da populista, se vogliamo, e io te lo rigiro su questa situazione qui, perché non bisogna essere miserie né da una parte né dall'altra. Cioè, il fatto che poi la Juventus mandi delle ragazze della squadra per risolvere la situazione, mettere a tacere qualcosa, dare un segnale di noi siamo gli eroi,
Non lo so. Quindi è sempre lì la lettura. Quindi... Io credo che comunque il discorso che siano delle atlete che abbiano dovuto giocare una partita di beneficenza perché qualcuno non ne ha riconosciuto la professionalità, credo però che insomma sì, sia giusto, in quel momento stavano tutelando la categoria a cui appartengono, che è la categoria femminile, che è assolutamente al netto del discorso linguistico, però effettivamente appartengono ad una categoria, insomma la società è fatta insieme, tu sei uomo, io sono donna, la mia categoria è quella, io il gender fluid non, cioè per me si nasce in un modo e si muore in un altro. Non no. Sto dicendo che comunque si appartiene a delle categorie, no? Poi si sceglie di appartenere alla categoria appunto di un orientamento sessuale, certo. Quindi che non deve essere frainteso sul discorso dell'omosessualità, però in quel momento loro stavano rappresentando quello che realmente sono, quindi delle giocatrici. Non le vedo che si sono sminuite, non so come dirti. Era giusto che loro rappresentassero qualcosa che non è stata riconosciuta o che è stata sminuita. Bisognerebbe chiederlo a loro. Siamo sempre là, perché poi noi possiamo fare mille ragionamenti, perché io ho il mio pensiero, perché io sono abituato a ragionare in un modo. Tu però come poi... la vedi questa cosa? Io te l'ho detto, non troppo positivamente. Ah. Perché, ma torno, la risposta l'ho da prima, io non avrei giocato. Avrei annullato okay. tutto e sì. quindi essendo quindi questo il mio pensiero, ti dico che tutto quello che viene dopo rischia di essere una buffonata per mettere a posto un qualcosa di gravissimo. Di gravissimo. Sì, questo anch'io odio, diciamo, poi effettivamente il recupero a posteriori, no? Perché, sì. Però forse invece è una rivendicazione che loro hanno fatto del ruolo che hanno, della professione che hanno. Ecco, per questo dico che bisognerebbe sentire loro, perché sicuramente quello della Juventus vuole essere un segnale e quindi un qualcosa di positivo. Esatto. Quello che può pensare però la calciatrice della Juventus è... stanno usando per mettere a posto la cosa, oppure non pensa questo, pensa no ci sono convinta della questione. Più che mi stanno usando, mi sto dando, cioè io non la vedi, è sempre una questione di prospettive, mi stanno usando per mettere a posto, no, mi sto dando per rimettere a posto quella persona. Potrebbe sì essere. Sì, comunque sì, insomma come dicevamo prima con Marco Calabresi, anche bisogna sempre essere chiari. Per essere chiari, visto che si è ragionato per 2000 anni in un modo, non possiamo pensare che adesso tutti conosciamo il ragionamento dell'altra persona. Quindi evidentemente, se ci sono stati tutti questi problemi in questi anni, in questi secoli, in questi millenni, è perché si è dato per scontato delle cose che non erano scontate. Quindi io voglio veramente sentire cosa pensa la calciatrice di turno. Voglio capire se, come diceva Marco prima, dà fastidio a una donna che gioca a calcio essere chiamata portiere anziché portiera, o viceversa. Devo capirlo, non lo so. Penso di saperlo, ma non lo so. Questo è il mio ragionamento, sì, quantomeno. Assolutamente. Però lo sai che ti dico? Dimmi un po'. Dimmi un po', ragazzi. Questo è il mio modo di dire, dimmi un po'. Guarda, oggi non la bullizzo, sennò poi mi danno del sessista. Però no, oggi non puoi, infatti. Oggi non posso, e quindi la saluto direttamente, penso. Va bene. No, perché alla fine la carne al fuoco è stata tanta, abbiamo avuto anche tanta partecipazione. A questo punto facci anche tu un pronostico, però, da esperto. Per Venezia Cittadella? Ma no, questo Cittadella, basta te, Marco. La finale di Coppa Italia, stiamo parlando di donne. Guarda, io ti dico la verità, ho seguito meno, quindi visto che tu tifi per la Roma proprio in quanto tifosa, Marco ci ha detto Roma, io vado sul Milan, così completiamo un pochino. Ma perché tu dove sei, di Milano? No, che c'entra, però ti dico che può essere più favorevole. Cioè, ma come, stiamo parlando apertura mentale, poi siamo di Roma e dobbiamo tifar Roma, io no? Sono out. Esattamente, cioè qual è la cosa? Chiusura mentale, però, ho preso proprio, vabbè. Il microfono. No, no, vabbè. No, questo è il mio pensiero, però... Te lo faccio anche per Venezia Cittadella, se vuoi. Vogliamo fare una scommessa? Sì. Cosa ci giochiamo? Per me vince la Roma, per te il Milan, cosa ci giochiamo? Un'ora di bullismo totale. Insomma, ma adesso, cioè, ma anche questa è una cosa sociale. No, non si può fare. Non si può fare, una cena, un regalo. Un po' di sadomaso nemmeno? Ma come? Ma no, ma si può dire sadomaso? Si può dire. Ok. Ma no, ma scusami. Però lei era d'accordo. Ma devi chiedere a me se sono d'accordo. Mi perdoni, direttore, ma se lei mi è consenziente al bullismo? No, io infatti non ero consenziente, io sono consenziente. No, sono consenziente a un gelato, una, che ne so, capito? Vabbè, allora se vinci filo di popcorn, sennò li devi sempre comprare Nicolò, capito? Mi dispiace infatti per Nicolò. Facciamo così, se vince se vince la Roma, tu Nicolò porti le popcorn. Nicolò compra i popcorn.
Bravo, tra i due litiganti se famo pagare lui. Se quindi io non perdo mai, mai niente, va bene. Così, mi piace. Allora, ne sapremo riparlare. Appuntamento a giovedì prossimo. Appuntamento a martedì. Perché sennò se sembra sempre giovedì. No, appuntamento a martedì con Rocco Guerra, campione di vela e di vela. Perché, insomma, di vela e di vela. Cioè, giusto. Di vela e... Vela. E i vela perché è anche... Ah, e i sports. Infatti non... Io so, ho donna, l'ho detto, complicato, complicato. Non arrivava. Eppure però... Federico è tanto intelligente. Non ha ancora vinto la Roma la Coppa Italia, quindi è evidente che tu non possa cominciare. Ma comunque sia, ringraziamo Marco Calabresi che ha partecipato. Lo sai che chi ti fa Roma non perde mai. Assolutamente, assolutamente. E questo lo sai per te, perché anche tu sei romanista. Quindi benissimo. Finiamo in pace. Finiamo Federico. In pace, amore e pace, sempre, condivisione, parità. E uguaglianza. Amen. Politicamente corretti. Sì, sì, vi sì. Salutiamo e vi diamo appuntamento quindi a martedì. Grazie Federico. Grazie Martina. Ciao. Alla prossima. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.